Così dire due cose sia sull'intervento di Parolini, che ci ha accusato di volerci mettere le mani sulle orecchie uscendo dall'aula. Il nostro uscire dall'aula è una protesta per l'uso che viene fatto di questa aula in questo modo. Troviamo veramente poco corretto, ma ci indigniamo davanti al fatto che venga fatto in quest'aula, dove dovremmo lavorare veramente per i problemi dei cittadini lombardi, dove il tempo viene sempre contingentato, non abbiamo mai tempo per niente, tranne per quello che interessa alla maggioranza, è un certo tipo di maggioranza. Quindi viene fatto l'elogio di un condannato che non ha esitato a mettere la propria persona davanti alle emergenze dell'Italia. È un pregiudicato questa persona, non possiamo qui dentro approfittarne per far partire una campagna elettorale verso il signor Berlusconi, pro signor Berlusconi. Assolutamente, lo troviamo veramente ignobile. Non ci stupisce d'altronde che questa lunga concione che volevano farci sentire sia stata fatta comunque da una persona che ancora ha due cariche incompatibili, che è stato oggetto recentemente di una mozione di censura per delle dichiarazioni sempre in sostegno di Silvio Berlusconi, veramente ignobili di fronte al mondo, di cui veramente vergognarsi. Quindi non ci stupisce che questa persona, che peraltro appartiene a un partito dove sembra che sia normale difendere persone che sono condannate, che abbia fatto una difesa di un pregiudicato. Noi siamo stufi di questa cosa, i cittadini sono stanchi di sentir parlare di questa persona, basta. Adesso addirittura Parolini ha detto che dice far decadere Berlusconi potrebbe essere un grave problema per l'Italia. A noi pare che i gravi problemi per l'Italia li abbia procurati lui, non la sua decadenza. Cioè questo lo trovo ancora più, cioè veniamo qui a dire attenzione a far decadere Berlusconi, ma stiamo scherzando, ma questa è un'aula dove noi dobbiamo lavorare, non dove dobbiamo prendere e essere costretti a sentire cose di questo genere. Quindi esprimo tutta l'indignazione nostra. È stato detto che questa nuova forza, che Berlusconi rappresenta milioni di cittadini. Beh, io vi dico che noi esprimiamo l'indignazione di milioni di cittadini per quanto è stato fatto oggi in quest'Aula.